il chioschetto Realino, e quindi questa è la zona chioschetto by night, by di notte, sì, zona chioschetta sì, di notte. La prima volta che li facciamo, Sì. Sì. Allora Realino, perché facciamo questa zona chioschetto by night? Perché dobbiamo riferire ai nostri amici su YouTube come è andata la serata alla sagra degli Umbrichelli. Sì, a Sermogliano, esatto, è andata benissimo, sì, è stata molto simpatica, ci siamo divertiti. Ci siamo divertiti ci tantissimo, siamo noi sicuramente. Sì, specialmente con l'amico Ceraschi, col poeta Ceraschi. È bravissimo e infatti sì. Noi adesso vorremmo ringraziare gli amici che sono venuti, i poeti che sono venuti questa sera con noi a esibirsi, a partire da Annunzio Ceraschi, l'hai già nominato, esatto. E io dico veramente è fenomenale. Da tante poesie, testi a memoria. Tutte a memoria. Quanti anni c'ha Ceraschi? Ceraschi ha 78 anni. Penso, ha tantissimi testi a memoria, fa tante battute, è veramente fortissimo. Molto fortissimo, sì. Poi ringraziamo Max Mattei. Sì, di Montefiascone. Di Montefiascone, e anche lui è stato molto bravo con le sue poesie, sempre molto evocative. Sì. Tanti, esatto, per tanti Vincenzo, emozioni, poi Vincenzo Marenghi, poesie dialettali, è specializzato nelle poesie dialettali, molto bravo. Ed è sempre di Montefiascone, sì. E lui anche con il vino, sempre esatto, le poesie con il vino, c'ha molte poesie dialettali sul vino, sì. Poi ringraziamo Loretta Bacci che ha i Grotti Santo Stefano, però ora a Viterbo. Esatto. È lei che ha molte poesie soprattutto per i suoi, basate sui suoi ricordi d'infanzia. Sì, anche da quando andava all'asilo, sì. Esatto, sì, e poi anche molte poesie dialettali, esatto, anche lei. Sì. Poi ringraziamo il maestro Gianni Abate, sì, che ha recitato le tue poesie questa sera, sì, e anche altre. È molto bravo in tutto, Del Belli ed altri autori. Veramente di teatro e come regista, perciò dava quelle espressioni a quelle parole delle poesie molto belle. Sì, e ha recitato anche una poesia di Edoardo De Filippo. De Filippo, addirittura, sì. Penso un po'. E poi ringraziamo anche lo stesso, anche se è venuto ma non era un poeta, sì. Rudy Fenninger. Rudy, il nostro amico Rudy. È anche il pittore, è anche un corniciaio di quadri, è molto bravo. Guarda, Rudy è simpatico, quello però. È stato simpatico, è fenomenale anche lui. Vicino della Svizzera, mi sembra. Sì, è svizzero tedesco però. Sì, esatto. Svizzero tedesco, ma è da tanti anni che vive qua in Italia. Sì. Ed è molto simpatico. Parla molto bene già italiano. Parla bene l'italiano, è da tanti che è qui. Ed è molto simpatico. Gli abbiamo fatto leggere una poesia anche a lui perché assomiglia molto a Max Mattei. Allora abbiamo pensato, sono gemelli, gli facciamo leggere una poesia di Max Mattei. Abbiamo lo stesso tipo di taglio di capelli, anche gli occhiali, la barba bianca, gli occhiali, erano uguali. Bene, a questo punto io ringrazio te, Realino, per questa serata che è colpa tua se siamo andati lì alla sagra degli Umbrichelli, perché sei stato tu ad organizzare questa serata. Come hai visto, abbiamo ringraziato anche i sermognanesi, sì, il popolo di Sermogliano, esatto, che ci ha accolto. Che ci ha accolto, ci ha fatto mangiare belli l'Umbrichelli, i direttivi, perché c'erano l'Umbrichelli con i funghi, poi l'Umbrichelli alla matriciana molto, esatto, e poi c'erano anche in bianco con prezzemolo molto buoni, sì, pure quelli. E poi il secondo c'era la grigliata mista. La grigliata mista, esatto, molto buona, saporita pure quella. Bene, e noi per finire abbiamo preso il gelato qui al chioschetto. Siamo tornati a Lombia. Siamo il dessert, diciamo, abbiamo preso. Sì. Bene, Realino, io di nuovo ti ringrazio e a questo punto puoi salutare di nuovo i nostri amici che ci seguono. Esatto, ciao Corinne, anche sempre a Lorana, tu, esatto, con Giorgio, Corinne, ciao, esatto, e tutti gli amici che ci seguono. E quindi a questo punto io ti saluto e ci sentiamo alla prossima puntata della zona chioschetto, ciao, ok? Antonio, ciao Realino, buona domenica, okay. Buona domenica, ciao. Ciao.